In ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria. A Mario piace parlare. Non c'è niente di male nel parlare, dopotutto parlare è un dono di Dio. Ma il problema di Mario è che ha inventato un universo incantato di parole, all'interno del quale sembra muoversi con facilità. Le persone lo guardano e non sanno se parla per scherzo o sul serio. Per la convinzione che mette in quello che dice, dà l'impressione che crede nelle fantasie che inventa. Mario vive bisogni e privazioni. Fugge il lavoro come il gatto scappa dall'acqua. Nessun lavoro è alla sua altezza, ha già 30 anni e spera ancora che un giorno arrivi il lavoro giusto per il suo livello di preparazione. Leggendo il consiglio di oggi, sembra che Salomone conoscesse bene Mario. Quello che vuole dire in questo versetto è: smettila di parlare, fai qualcosa, perché altrimenti vivrai in condizioni di povertà permanente. La parola lavoro, usato qui, in ebraico è eseb, che letteralmente significa strumento doloroso. Questo è un riferimento al lavoro dopo l'ingresso del peccato, quando Dio disse ad Adamo che da quel momento avrebbe mangiato il pane con dolore. Nel versetto di oggi, l'uomo saggio preferisce lavorare nonostante la durezza, piuttosto che semplici parole che portano solo alla povertà, mentre il lavoro favorisce la crescita. La maggior parte delle volte il gran parlare è cugino della pigrizia e questo va così lentamente che prima o poi si raggiunge la povertà o la disonestà. Non scappare dal lavoro onesto. In ogni fatica c'è profitto, dice Salomone. Ogni lavoro, sia grande o piccolo, nobilita l'essere umano. E incrociare le braccia e attendere una migliore opportunità è il percorso più breve verso l'inutilità, e la vita inutile è una morte prematura. Oggi potrebbe essere un giorno diverso nella tua esperienza lavorativa. Fai quello che ti capita tra le mani, ma fallo. La vita è come una macchina, non funziona se non si preme il pulsante. È necessario iniziare. Incomincia la tua giornata e ricorda che in ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria. E buona giornata.